Benvenuti in questa nuova diretta di Review, grazie per esservi collegati e benvenuti nel nostro studio intervista oggi con un ospite che vedete già seduto qui al tavolo con me, che è il pastore Michele Delle Cave. Grazie pastore Michele di essere venuto nei nostri studi, grazie per questa possibilità. Grazie a te Michele di questo invito, sono molto contento di partecipare e un grazie a tutti quelli che ci ascolteranno. Gloria a Dio, grazie anche perché oggi parleremo di un argomento molto molto importante e sono sicuro, pastore, abbiamo già anticipato in mattinata nel programma di apertura e di lancio palinsesto che avremo un appuntamento importante perché questa intervista parlerà prevalentemente dei combattimenti spirituali. Il pastore Michele Delle Cave è un uomo di Dio che lavora nell'ambiente profetico e credo di non sbagliare dicendo che probabilmente è tra i primi in Italia ad affrontare proprio l'approccio profetico al combattimento spirituale. E questo argomento che oggi tratteremo lo faremo non tanto per scoprire quali sono i modi in cui il Signore chiami nuove persone e susciti i ministeri, ma lo facciamo con un fare voluto da Dio affinché tu, che ci stai seguendo in questo momento, possa trarne il beneficio giusto e anche la giusta comprensione, perché in qualche nostra chiacchierata col pastore Michele mi sono proprio reso conto di avere di fronte un uomo di Dio che ha ben compreso che non ci possono essere confusioni quando si ha a che fare nel mondo profetico, nella conoscenza delle conoscenze, degli aspetti spirituali, sia nell'ambiente del combattimento spirituale puro e sia anche in quello che riguarda la preghiera. Spesso, appunto, una delle cose che ci dicevamo prima è la confusione che esiste nella comprensione di l'una e dell'altra tematica. Prima di andare avanti, lo so già, state già aspettando e bollendo, volete prendere insieme un buon caffè, prima di andare avanti facciamo un attimo di stop che serve anche a voi per prendere tempo e fermarvi un attimo e aprire il vostro cuore di fronte alla chiacchierata di oggi col pastore ospite in studio con noi, ma prima di andare avanti prendiamo insieme un salutare caffè biblico. Che cos'è il train surfing? Leggo da un sito internet questa notizia. Folgorato mentre saltava tra i tetti di due treni fermi alla stazione, un quindicenne in prognosi riservata e secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava praticando appunto il train surfing, che è una pericolosissima moda social. È social perché mentre salgono sui tetti dei treni e poi magari si esibiscono in acrobazie mentre il treno sta correndo, sta sfrecciando sulla linea ferrata, loro si riprendono con delle videocamere mentre fanno queste azioni pericolosissime. Quello che mi ha colpito è l'affermazione di uno di questi train surfer, un giovane che diceva: "Oh, io quello che provo è una fortissima scarica di adrenalina, un'emozione fortissima. E quando hai provato questa emozione, quando ti trovi abbarbicato sul tetto di un treno in corsa oppure salti per prenderlo mentre è in movimento, io provo delle emozioni fortissime e questa adrenalina io la ricerco ogni volta. Quando non faccio questa attività mi manca." Diventa una forma di droga, ovviamente. In effetti l'adrenalina, se andiamo bene a vedere, è un ormone prodotto dal nostro organismo che appunto si produce nei momenti di paura, di tensione, di pericolo, di allarme, quando siamo attaccati oppure quando siamo in un pericolo improvviso. Questa scarica di adrenalina che si produce nel nostro corpo dà delle sensazioni di forza, di benessere, di capacità, perché ci rende pronti a scattare, pronti a fuggire, pronti ad affrontare un pericolo. Emozioni forti. I giovani cercano emozioni forti. Ma Dio ci dà delle emozioni forti?
E allora sono andato a vedere l'emozione provata dai discepoli di Gesù quando, è scritto negli Atti al capitolo 2, vennero riempiti dello Spirito Santo, cioè lo Spirito di Dio scese sopra di loro e loro furono riempiti, furono ripieni e fecero un'esperienza gloriosa, al punto che quelli che videro questi discepoli che lodavano il Signore, che erano ripieni di questa gioia soprannaturale, dissero: ma forse sono ubriachi, perché non abbiamo visto mai delle persone così. E queste sono le parole dell'Apostolo Pietro, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, verso 15. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, ed è la cosa più emozionante, più eccitante, più straordinaria che possa succedere a una creatura umana. Dio che viene lui stesso col suo spirito e ci riempie della sua gloria. Non c'è niente di più emozionante. Io vorrei dire a qualche giovane che segue il nostro caffè: se vuoi cercare delle emozioni forti, delle emozioni vere, delle emozioni genuine, tu puoi cercare la presenza di Dio nella tua vita. Quando arriva Dio, ti fa sperimentare qualcosa di così emozionante che tutto il resto, al confronto, anche il saltare dal tetto di un grattacielo, qualsiasi tipo di esperienza tu possa fare, non sarà mai paragonabile a quella dell'incontrare lo Spirito del Dio vivente. Perciò, perché non fai questa prova, questo test? Invece di praticare il train surfing, perché non ti lasci trasportare dallo Spirito di Dio? Chiedi al Signore: Signore, vieni nella mia vita, dammi quella gioia, dammi quell'emozione, dammi quella capacità di essere un tuo discepolo, e tu scoprirai quanto è bello servire il Signore. Non c'è niente di più bello sulla faccia della terra. Che il Signore ti benedica in questa breve riflessione. E proprio di argomenti che riguardano lo spirituale e la vita spirituale sono, sarà concentrata la nostra chiacchierata di oggi con l'ospite che vedete già in studio, già anticipato, il pastore Michele Delle Cave, che è il fondatore e presidente del movimento Oduo, che vale a dire Operai dell'Ultima Ora. Un movimento che oltretutto salutiamo, sappiamo che sono collegati da ogni parte della nostra Europa, e ringraziamo il Signore anche per il sostegno e l'opera che portano avanti all'interno della propria missione, della propria vision. Pastore Michele, benvenuto, rinnovo il benvenuto e grazie per questa possibilità che concedi all'Italia di scoprire finalmente un approccio profetico al combattimento spirituale. Che cosa c'è dietro al combattimento spirituale di ogni credente? Questo è proprio l'argomento che mi piacerebbe chiederti in apertura della nostra intervista. C'è tanto nel combattimento spirituale, perché molte volte non lo comprendiamo, perché non abbiamo una buona conoscenza, ma siamo chiamati a combattere spiritualmente. Però c'è bisogno di insegnamento, di conoscenza, in modo che siamo equipaggiati ad affrontare questi combattimenti spirituali, la quale la Scrittura ci chiama ad armarci, ad essere rivestiti della completa armatura di Dio. Quindi insegnamenti del genere sono molto importanti per valorizzare anche la dignità della nostra chiamata. Amen, amen, alleluia, bellissimo. Noi abbiamo di fronte una responsabilità che è quella di conoscere, comprendere, perché l'uomo in genere conosce il Signore, nel senso che si incontra con Dio, però poi ha la responsabilità di conoscerlo, desiderare di conoscerlo di più, e in essa deve includersi anche la conoscenza delle cose di Dio. Tante volte ci affacciamo alla conoscenza delle cose di Dio, Pastore Michele, soltanto per come gli altri ci dicono di fare. Lo facciamo soltanto perché qualcuno ci sta dicendo di imparare
una parte del carattere di Cristo, ma poi scopriamo che Dio ci chiama ad una responsabilità personale, a scoprire ognuno di noi nell'individualità la grande sfera della relazione con Dio, iniziandosi da qualche suggerimento che proviene forse da un leader, ma continuando con la propria vita, con il proprio desiderio. E in questo discorso io collegherei in un certo senso anche un po' un errore che si è fatto negli anni scorsi, quando si dava tanto per scontato il combattimento spirituale e si concludeva, ancora oggi si sentono temi e insomma esclamazioni in cui si dice vabbè preghiamo, vabbè chiudiamo con una preghiera, e la preghiera sembra essere poi l'atto finale, quasi un incantesimo, una magia, per usare una parola che tu in privato hai usato, per dire poi alla fine, in un certo senso, questo è quello che conosco e questo è quello che diciamo. Ma nella realtà il cristiano, Pastore Michele, che cosa deve imparare veramente riguardo al combattimento spirituale? Ma io credo che in modo fondamentale deve essere insegnato, perché l'insegnamento è la parte centrale, la conoscenza, no? Finanche dei doni spirituali. L'Apostolo Paolo dice: io non voglio che siate nell'ignoranza circa i doni spirituali, perché fanno parte della nostra nuova vita, e quindi dobbiamo in qualche modo crescere in questa realtà. Quindi è importante, come tu hai detto, Michele, di avere una ricerca personale e di guardare nella scrittura affinché possiamo imitare e assomigliare al Maestro. Amen. Che ci insegna, che Amen. Ci guida, ci cura, e fare attenzione a tutto quello che il Signore ci offre e trovare la strada, cercare la strategia, in qualche modo avere il desiderio, la sete di cercare. Amen. Perché se noi non cerchiamo non troviamo niente. Certo, assolutamente, e siamo chiamati ad essere responsabili, assolutamente sì. Hai una particolare sensibilità, sarà perché la tua identità spirituale passa attraverso proprio la chiamata, diciamo, alle cose spirituali, quindi all'approccio profetico. Ma quando parliamo di ministerio profetico, Pastore Michele, più precisamente e più concretamente, noi ci riempiamo di questa parola, chissà cosa vogliamo dire, ma nella realtà di che cosa si tratta? Che cos'è un ministerio profetico? Michele, dobbiamo distinguere tra il dono di profezia e il ministerio profetico, che in effetti non è la stessa cosa. Ma già è importante comprendere il dono di profezia, perché purtroppo è molto confuso. Sì. In questi, io ho notato in modo particolare che molti doni di indovini passano addirittura per doni profetici. All'interno delle chiese possono esserci dei doni? Certamente, perché non avendo il discernimento degli spiriti e non avendo la conoscenza del dono di profezia, per cui ci sono delle basi da costruire, la relazione per portare nel corpo questo dono, no? Affinché possa essere utilizzato. Quindi c'è bisogno di una base di preparazione, conoscere il dono, conoscere la persona, è tutto un fattore di corpo, di conoscenza. Quindi questo è molto importante. Personalmente ho vissuto questa realtà, che ci passi a un dono di indovino, lo passo per profezia. Non so se interessa la caratteristica di doni o profeti che profetizzano o all'interno o all'esterno di comunità, non fanno altro che mettere alla luce i peccati, ad accusare i credenti. Questo non è lo spirito della profezia. Quindi già cominciare a comprendere che lo spirito della profezia è utile per edificare il credente, per insegnare, non per accusare, ma per esortare, che c'è una grande differenza. Il ministero profetico è una persona comunque matura, che conosce la scrittura, è una persona matura che ha una buona conoscenza della scrittura e quindi può anche insegnare, ha una preparazione a livello ministeriale, però ha quella caratteristica del profetico. Nel dono di profezia è diverso, perché tutti i credenti, come dice Paolo, tutti a uno potete profetizzare, solo che hanno bisogno di essere guidati dal corpo ministeriale per entrare in questa sfera spirituale, che poi ognuno di loro ha una personalità,
ha una caratteristica, ha uno sviluppo della propria esistenza nell'opera. Cioè vuol dire che dobbiamo crescere in questo modo. Quando noi vediamo realizzato dei doni che il Signore ci dà e che l'attenzione che Dio ha per noi ci porta a desiderare di ricevere di più e molto di più nella conoscenza della parola. Interessante questa differenza tra il ministerio e il dono, è qualcosa di veramente importante da comprendere per quanti cristiani vogliono crescere appunto nella propria relazione con il Signore. Sono anche molto persuaso, felice, convinto del fatto che spesso noi chiediamo al Signore cose che non conosciamo, semplicemente perché ci viene incitato, ci viene invitato uno standard di preghiera e ci accodiamo come con superficialità. Ma nella realtà abbiamo di fronte, pastore, una bellissima opportunità, che è poi tutto il beneficio che Dio ci mette dietro quando dà un dono. In realtà Dio non elargisce doni così a caso e inutilmente. Ogni cosa che Dio fa, dice Proverbi 16, ha uno scopo, e quando lo scopo di Dio nel profetico si cala all'interno della singola, del singolo personaggio, con le sue caratteristiche, perché questo è l'obiettivo della mia considerazione, volevo arrivare proprio a dire quello che hai detto, che è stato qualcosa che mi ha toccato, perché hai parlato della considerazione del singolo, delle attitudini del singolo. Quanto sì, è meraviglioso scoprire che Dio, col suo approccio profetico, va a scoprire, va a valorizzare anche l'approccio e l'attitudine del singolo. Questo è qualcosa di straordinario. Crediamo sempre che quando entriamo a far parte della famiglia di Dio ed entriamo in una relazione con il Signore, pastore, diventiamo tutti delle marionette standardizzate. In realtà Dio valorizza più di ogni altra cosa, più di ogni altra persona sul mondo, egli è colui che ci valorizza davvero, perché egli ha dato il suo figlio affinché ognuno di noi possa vivere un valore, e il profetico passa proprio attraverso questa attitudine amorevole del nostro Padre Celeste per mettere in campo un lavoro nuovo. Questo è straordinario. Alleluia. E personalmente, che vivo da anni in questo campo, sono sempre meravigliato. Alleluia. Perché il nostro Dio è il Dio delle meraviglie. Amen. E nonostante facciamo esperienze, io sono sempre meravigliato. Alleluia. Perché il Signore fa sempre cose nuove e ci colpisce, perché è qualcosa che dona anche a noi questa meraviglia e ci fa partecipi. Amen. E quando siamo partecipi, vengono toccati i cuori delle persone. Amen. Alleluia. E possiamo dire che il Signore, grazie, per il suo Spirito sta comunicando, perché Lui li ama. Amen. E con questo dono abbiamo toccato tante persone. Alleluia. Non solo nella Chiesa, ma anche nel mondo. Amen. Scusami, per portarli a Cristo. Amen. È molto importante comprendere che noi siamo un corpo. Tutti siamo un corpo, non è solo il pastore il corpo. No, il corpo siamo tutti. Tutti i credenti fanno parte del corpo e devono comprendere questa realtà. Amen. Di essere vivi, attivi. Amen. Partecipi, riempiti della sua presenza e chiamati, perché nessuno è speciale, solo Cristo è speciale in mezzo, amen, a noi. Amen. Ma siamo tutti chiamati. Amen. E siamo chiamati anche a camminare, a rinnovare la nostra mente, a trasformarla mediante lo Spirito della sua parola. Quindi è interessante, molto interessante. Gloria a Dio, alleluia. Che bello scoprire che abbiamo un Signore che ha, come direbbe il mondo, scommesso su di noi, ha messo la vita del suo figlio Gesù al servizio della nostra salvezza. E quando lo fa portando valore. Questo è forse un messaggio che deve arrivare proprio al tuo cuore in questo giorno. Probabilmente stai pensando di non avere più valore, di stare perdendo completamente di riferimento la tua vita, stai dicendo è inutile continuare a vivere, probabilmente io ho finito le mie esperienze, deve terminare così. No, affatto, egli è colui che ha già pensato al valore della tua vita quando ha dato suo figlio Gesù. Il problema è che tu forse non l'hai ancora compreso, e questo vuole essere un invito. Il Signore sta mandando la sua parola affinché tu possa comprendere che nello spirituale, dove intorno a te c'è un combattimento, affinché tu proprio non possa vedere, non debba mai vedere il grande valore che tu hai alla presenza del Signore. Cara amica, caro amico, cara anziana, caro anziano, probabilmente stai dicendo la mia vita è fatta, oramai le mie esperienze sono concluse. Non è affatto così.
È arrivato un tempo per te che forse può anche proprio iniziare oggi, questo giovedì 10 gennaio, iniziare nella tua vita un nuovo percorso di riconoscenza di cosa? Del tuo valore. Quando Gesù parla della vita eterna e del sacrificio che egli ha fatto per te, non lo fa perché devi appartenere ad una religione, lo fa perché tu devi cominciare a vivere sul serio, in esuberanza. E anche se hai vissuto già abbastanza su questa terra, non è mai troppo tardi per cominciare a vivere sul serio nell'eternità. Perché questo è lo scopo per cui sei nato. Gloria al nome del Signore. Il pastore Michele Delle Cave, in realtà, ha fondato questo movimento. Io vorrei proprio brevemente aprire una finestra su quello che è il movimento operai dell'ultima ora. So che siete tantissime comunità sparse un po' nella nostra Europa. Io vorrei chiederti, da fondatore, ecco, vorrei approfittare di questa possibilità, di chiederti da dove nasce questo ministerio, come il Signore l'ha messo insieme, se non voglio essere troppo invadente e forse togliere diciamo attenzione alla centralità del nostro discorso, ma non posso non considerare la meravigliosa opera che il Signore ha fatto attraverso la tua vita, pastore Michele. Dio ti benedica grandemente. Ma diciamo che nella fine dell'86, Dio mi ha chiamato a predicare e mi ha chiamato al ministero pastorale. Poi diciamo che crescendo nella fede, studiando la parola, ho notato che vi erano molte anomalie e quindi automaticamente dall'86 al 2000 abbiamo dato il nome al movimento operario dell'ultima ora. Facendo riferimento alla parabola chiara degli operai dell'ultima perché ora. Perché non ci sentiamo né superiore né inferiore. Alleluia. Ma ci sentiamo tutti uguali. Amen. Cioè tutti uguali chiamati da Dio nella sfera, nella chiamata, nell'esercizio. No? Perché non c'è né primo e né ultimo. Quindi noi ci sentiamo quella piccola parte di tutto il corpo di Cristo. Alleluia. Che cerca di fare quella piccola parte nel suo tempo. Alleluia. E per questo abbiamo dato questo nome, perché ci sentiamo realmente così. Alleluia, gloria al nome del Signore. Sono tante le comunità sparse anche in diversi posti. Ne cito qualcuno, per esempio la Toscana, per esempio la Campania, la Svizzera, non so se ci sono anche delle comunità in Germania, probabilmente, in Spagna, se non ricordo male. In Cile, perfetto. Cile, Ecuador, sì. Gloria a Dio. Svizzera, Germania, alleluia. Sì, grazie a Dio. Gloria a noi. In vari punti siamo, penso, alleluia, più o meno 25 punti tra comunità e gruppi. Bene, molto bene. Io vi invito, se desiderate conoscere di più del mondo dell'Oduo, che è operai dell'ultima ora, potete visitare il sito oduo.it. Bene, noi vogliamo adesso andare al centro della nostra chiacchierata. Abbiamo già anticipato un pochettino con un po' di antipasto spirituale e il centro della nostra chiacchierata è proprio un libro che ti ha visto protagonista nel 2017, se non ricordo male, che hai scritto nel 2017, se non ricordo male, o nell'ultima... No, 2005 mi sembra. 2005, quindi nell'ultima ristampa del 2017, sì. Al quale tu hai dato titolo Al di là di ciò che vedi. Questa grande chiamata nell'insegnamento di quello che non si vede, sì, di quello che accade al di sopra dei nostri occhi umani. Da dove viene questo bisogno e soprattutto quali sono le cose più importanti che la Chiesa italiana oggi non sta vedendo più con gli occhi spirituali e che andrebbero urgentemente notate? Diciamo che il Signore ci ha chiamato a lavorare, ad avere una sede particolare per cercare i doni spirituali. Abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo chiesto al Signore, ci siamo impegnati, non per opera, ma con un desiderio, e lì sono arrivati i primi doni. Alleluia. Veniva una visione, rivelazione. Alleluia. E poi man mano siamo cresciuti in questo, finché non abbiamo poi iniziato a mettere in pratica questo lavoro spirituale, che va a toccare molte fasce, perché quando io avevo delle conversazioni, molte consulenze che facevo, notavo che erano cose anomale. Cioè non erano tutte normali,
Da queste cose anomale, poi Dio ci ha dato la grazia di avere un team di doni profetico. Alleluia. Da questo team, quando noi pregavamo per una persona, avevamo la rivelazione del problema, se era spirituale o se era un problema normale. E da questo abbiamo iniziato a comprendere le varie esperienze, perché poi è venuto il tempo che venivano centinaia di persone a casa, arrivavano dappertutto, perché scoprendo questa realtà, iniziando a pregare, il Signore operava. Alleluia. Faceva prodigi, veramente miracoli. E la gente correva a passaparola. Quindi con il team che Dio ci ha dato grazie di avere, noi lavoriamo insieme. Alleluia. Quando lavoriamo insieme, ci sono problemi anomali, parlando di possessione, ma parliamo vari tipi di possessione, come parliamo di legami spirituali. Quindi abbiamo visto tante realtà e mentre lavoravamo abbiamo fatto l'esperienza, perché tante cose non le conoscevamo, ma mettendoci all'opera. Per esempio, un caso che mi ha il primo caso che abbiamo visto è una forte possessione che abbiamo visto la liberazione. Tu pensi, la prima volta ho visto una liberazione che in tutta la mia vita non l'avevo mai vista, ho visto solo manifestazioni, no? Ma mai liberazione. Quando ho visto la liberazione è stata una spinta, alleluia, un incoraggiamento, alleluia, e lì abbiamo continuato a lavorare. Alleluia. Poi arrivava una persona, mi ricordo che tantissime persone, famiglie arrivavano, a bassa parola. Mi ricordo in particolare un bambino piccolino di 40 giorni. La mamma lo portò dall'ospedale direttamente da noi per pregare. Questo bambino gridava come un pazzo, non è che piangeva, gridava dal dolore. E in ospedale l'avevano portato da noi. Quando abbiamo pregato, mia moglie in visione ha visto che questo bambino veniva appunto da uno spillo. E questo spillo, lui gridava. Adesso, umanamente parlando, io non vedevo niente. Però il dono spirituale, e qui adesso entriamo nel combattimento spirituale, se non abbiamo un dono spirituale, come possiamo combattere? In quel momento ho pregato ed è stato liberato. Alleluia. E non ha più pianto all'istante. Alleluia. Tutte queste esperienze, che oggi sono anni, alleluia, di persone che soffrono, tormentati da possessione, da legami, ma di vario genere, potrei elencarti tanti che magari le persone non riescono a capire, però quelli che hanno il problema e non possono parlare, perché sono tanti problemi che il nemico li tiene prigionieri, Michele, cioè non possono parlare. Adesso ti immagina se una persona posseduta fosse, per quanti ci credono o non ci credono, ma è una realtà, posseduta da un demone che li possiede sessualmente, cioè violentata sessualmente da un demone, come fa quella persona a raccontare a suo marito Che cosa succede? Che diventa prigioniera. Sì. E quindi è normale che poi vada dal psichiatra e poi va al manicomio. Mm-hmm. E quindi questo è qualcosa di spirituale. È normale che umanamente noi non possiamo ragionarci. Però in realtà ho avuto molti casi del genere per questa liberazione. Ma ci sono tanti altri casi. Uno che mi ha colpito ultimamente, veramente mi ha colpito, perché non avevo fatto ancora questa esperienza, mi chiama una ragazza, cioè la figlia di quest'uomo, e dice: papà, mio papà ha un grande problema. Viene e io gli domando, non gli ho mai domandato, diciamo, di solito andiamo direttamente alla rivelazione, però questa volta ho domandato: che problema c'è? E lui mi ha detto: sono 60 anni che io vengo picchiato tutte le sere da entità spirituali. Wow. Adesso è la prima volta che sentivo una cosa del genere. 60 anni, una persona seria, tutte le sere io vengo picchiato da un'entità spirituale. Wow. E c'era anche mio figlio che sta qua, mia moglie. Ho pregato 2 minuti, non di più. Ho detto: vai a casa. Sono andato dopo 3 settimane e gli ho detto: come va? Bene. Da quella sera in poi io sto dormendo tutte le sere. Alleluia. Mio figlio è rimasto sconvolto, ha detto: ma proprio niente, cioè proprio neanche un pacco, come devo dire. È rimasto meravigliato.
Allora, quando tu vedi questa realtà, alleluia, di queste persone, ma chi lo raccontano, Michele? Certo, certo. Allora, non ci crede nessuno. Ovviamente si può essere scambiati per pazzi e questo porta delle conseguenze anche sociali. Certo. Quando l'ho raccontato a Reggio Emilia, al gruppo, questa esperienza, una donna, una sorella, ha risposto, ma allora è vero. Che cosa? Quando io ero piccola, un mio zio che gridava ogni sera, quando ho detto mamma perché? Perché lui dice che impazzito, entità spirituali lo picchiano. Mm. Cioè guarda quanti casi adesso forse ascolteranno, sì, persone che soffrono, sì, ma di tante e tante situazioni. Mm. Ci sono molte esperienze vive, diciamo, reali. E sì, questo è un combattimento spirituale, Michele, certo, ma chi deve combattere? Certo, certo, la Chiesa è chiamata a, ovviamente attraverso i doni ad esercitare anche... Adesso l'Evangelo, l'evangelizzazione è fondamentale, mm-hmm, ma c'è un combattimento spirituale. Per quanto riguarda che molti sono nell'ignoranza, vivono, possono vivere delle esperienze dove il nemico per ignoranza può creare dei fastidi che noi non comprendiamo. Certo. Anche questo è un altro problema. Certo, certo. Quindi siamo di fronte ad una possibilità, diciamo, questa mattina, in quest'oggi. Abbiamo la possibilità di scoprire che si può essere liberati dai problemi spirituali. Hai la possibilità in questo giorno, se in qualche modo hai la difficoltà che stai vivendo nello spirituale, in qualche situazione anche difficile che stai vivendo legata ad una... possessione, ad un disturbo, a qualcosa che ti sta togliendo la tranquillità, che sta rovinando la tua qualità di vita, non ne puoi parlare con nessuno. Abbiamo sentito questo esempio e questo input veramente molto pratico. Tante volte non se ne può parlare con nessuno perché sei scambiata, sei scambiato per pazzo. Oggi c'è una novità per te. Gesù vuole liberare la tua vita, lo vuole fare attraverso la Chiesa. C'è un corpo chiamato da Dio, equipaggiato dai doni spirituali che il Signore sta fornendo alla sua Chiesa, pronto per poterti aiutare. Quindi noi chiediamo subito, diamo, so già di avere la tua piena disponibilità, Pastore Michele, il ministerio oduo.it, potete contattarli, scrivere e cercare contatti con questo ministerio, perché sono pronti anche a pregare con voi e per voi in qualunque parte d'Italia, d'Europa vi trovate. Abbiamo appunto detto della presenza di chiese e di gruppi in vari posti proprio per avvicinarci alla possibilità di essere raggiunti o di connettervi. Anche il nostro numero della redazione può essere utile per contattarci e noi voi molto volentieri vi faremo da ponte. Sono tantissime le testimonianze. Volevo dirti tantissime, sono legami di infelicità, non dobbiamo chiamare il nome, legami di infelicità, wow, donne che non possono avere figli. C'è la parte medica in alcuni casi, ma in alcuni casi sono legami spirituali ed vanno spezzati con la preghiera. Sono legami di infelicità o ci sono i legami generazionali, dove una mamma deve essere infelice nella vita. Ci sono dei legami. Abbiamo avuto un caso, velocemente, che ci hanno chiamato, che questa famiglia, la mamma improvvisamente andava dal psicologo e non faceva più niente a casa. Aveva abbandonato i figli, il marito, stava sotto psichiatria e ha detto vieni a casa che preghiamo. Quando abbiamo pregato, in un attimo mia moglie ha avuto una visione, questa coppia, e che cosa ha visto? Ha visto questa donna tutta fasciata, da qua tutta legata, dal qui a giù, e lei ha detto, questo problema è che questa donna è legata, non può avere rapporti sessuali con marito. Mm. Quindi quando lei impazzisce quando deve andare con marito, e quindi non si sente più donna, non si sente più madre, guerra in casa, in psichiatria, ha detto... Lui, che cosa è successo? Quando lei ha detto non potete avere rapporti sessuali, il marito ha sbarrato gli occhi e chi ve l'ha detto? Perché non ci aveva detto niente. Ovviamente. E ce l'ha detto il Signore che ti ama e ti vuole aiutare. Abbiamo pregato in quel momento. Alleluia. Come ha visto le fasce, così mia moglie ha visto le fasce tagliate. Alleluia. E cosa è successo? Ha detto vai a casa, che tutto va bene.
Ha detto, e come faccio a sapere io? Me lo fai sapere tu, perché se il tuo rapporto funziona, e questa famiglia è diventata felice di nuovo. Alleluia. Si è convertita al Signore e oggi segue il Signore. Alleluia, gloria a noi. Quindi ci sono molti casi, persone che hanno problemi nella mente, persone che sentono voci, Michele, c'è di tutto e di più. Sì. Se ti raccontassi tutte le testimonianze, ma perché le dico? Perché so che queste persone non possono parlare, persone che non si realizzano nella loro vita, perché il legame di infelicità arriva a un certo punto e si spezza. C'è il legame di infelicità di magia. La magia è il combattimento spirituale contro Cristo, perché lega gli uomini, toglie la felicità. Il legame di infermità, che cos'è un legame di infermità? Parliamo dell'autismo, abbiamo visto bambini che oggi stanno bene. Un incremento improvviso in questa società di autismo, è vero? Perché cos'è? Adesso abbiamo pregato, adesso c'è la testimonianza di una sorella che il dottore ha dovuto per iscritto che è guarita dall'autismo. Alleluia. Ma perché? Alleluia. Perché Dio ci ha guidato pregando, passo passo, abbiamo visto la vittoria. Alleluia. Allora, se noi apriamo gli occhi, grazie, e diciamo, Signore, dacci grazia di partecipare alle opere spirituali. Amen. Dico questo soltanto per dare una possibilità. Alleluia. A coloro che hanno bisogno. Questo è il mio sentimento e questo è il motivo, la motivazione. Alleluia. Perché diciamo sono qua. Alleluia. È vero che cosa bisogna fare? Bisogna fare una consulenza, perché la prima cosa, fare consulenza, perché ogni caso è a parte. Allora, con la consulenza, con la parola di conoscenza e poi la parola di sapienza che ci indica come risolvere il problema. Questa è una grazia di Dio. Amen. Sono Amen. I doni dello Spirito. Alleluia. Amen. Che sono dati per l'edificazione, per l'aiuto. Alleluia. Infatti una si struttura proprio in questo modo, ha notato qualcosa che caratterizza l'identità del ministerio Oduo. Passi attraverso il ministerio profetico, sì, ma che si sviluppa poi nelle consulenze con le persone, con le riunioni di liberazione. Ci sono manifestazioni, ci sono liberazioni, ma soprattutto la Chiesa cresce perché Dio è all'opera. Sì. E quindi vogliamo dire che non siamo l'antitesi, la parola di Dio non è l'antitesi alla magia del nemico. La parola di Dio è vittoriosa in sé, certo. Ed è la normalità, non bisogna... Ci sono tanti che in questo periodo dell'anno, pastore, sicuramente mi darai conferma, sono dietro agli oroscopi, a scoprire che cosa si nasconde quest'anno, che cosa ci dirà. Sono anche, a volte anche cristiani fanno questo, e questo ci rattrista tanto, perché significa proprio pendere dalle labbra del nemico, il quale attraverso questi legami, bravo, che apparentemente sembrano superficiali, innocui, in realtà si insinuano all'interno della mente e cominciano a lavorare dall'interno, fanno accadere, fanno vivere delle situazioni di legami e poi arrivano anni e su anni e anni per poi arrivare a portare malattie e appunto legami di infelicità. Mi piace questo termine, il legame di infelicità che può attanagliare l'uomo di oggi e tante volte, perdonami pastore, ma accade anche di vedere tra i credenti, certo, molti legati di infelicità. Ma ci racconti qualche storia di qualche credente? Ma ci sono tanti credenti che hanno dei legami, perché noi dobbiamo capire che noi passiamo dalle tenebre alla luce come salvezza dell'anima. Amen. Ma se una persona ha problemi nel corpo, perché i legami sono nel corpo, non sono nell'anima. Se io ho una malattia nel corpo, non è che accettando Cristo io sono guarito. Quindi è un'altra sfera. Dobbiamo distinguere il problema del corpo. Se c'è un legame nel corpo, perché è causato dalla magia, da qualsiasi cosa, bisogna intervenire. Amen. Con i doni, con il ministerio, con il team che noi abbiamo. Perché, voglio dire, non è che solo il pastore deve operare. Il pastore ha bisogno del dono di conoscenza, ha bisogno della Chiesa, ha bisogno di quelli che sono chiamati. Quindi noi lavoriamo come un corpo, ma credenti che oggi, come hai detto tu, guardano queste cose, prendono tutte queste cose che sono negative,
assorbano questi legami che li legano automaticamente e creano, Michele, anche legami di infelicità, perché alla fine, ti legano piano piano. Allora, con la mancanza di conoscenza il nemico si infiltra. Ci sono molti, molti legami credenti che hanno ancora dei problemi. Andiamo a vedere i problemi di ansia, i problemi esistenziali, che l'ansia è un problema dell'anima, che poi scaturisce nel corpo, ma è un problema spirituale. Quindi qui ci vuole consulenza. Certo. Se parliamo di pensiero, il pensiero non è una cosa materiale, il pensiero è spirituale. Mm-hmm. E quindi già entriamo in un combattimento spirituale, ma se non c'è l'aiuto di insegnare, di curare come agire, come armare il credente, mm-hmm, come devi usare la mente, sono insegnamenti. E allora tu vai a prendere la vittoria, perché come hai detto tu, ti armi della parola, che è la nostra vittoria, è la nostra forza. Ma se non la utilizziamo, il nemico dice, hai la spada, però non la utilizzi. E quindi molti credenti sono depressi, oppressi, pieni di ansia, preoccupazione, tutte queste cose, perché hanno respirato e vivono cose negative nei pensieri. Se qualcuno, come abbiamo detto, che è la parola, la amministriamo e prendiamo cura di ogni persona, si chiama cura pastorale. Cura, non predicazione, non insegnamento, cura. La cura della persona che gli insegna, guarda, questo è importante, però questo qua usa questo pensiero, in modo che vai a contrastare, come dice Paolo, noi facciamo prigioniero ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Cristo. Ma come si fa prigioniero? E qui bisogna aiutarli. Sì, questo è il senso, che noi come fratelli più maturi dobbiamo aiutare quelli che sono più bambini. E noi il nostro desiderio è aiutare i nostri fratelli, che non perché non amano il Signore, lo amano il Signore, ma purtroppo non sanno queste cose. Alleluia, gloria al nome del Signore. Mi sembra di stare dinanzi al meraviglioso progetto di Dio che si affaccia sui diversi ministeri con le diverse caratteristiche. Esatto. Però allo stesso tempo intravedere la resistenza di ogni ministerio, di comprendere che se non si è connessi con gli altri ministeri non si può avere lo sviluppo che la Chiesa italiana deve assolutamente avere. Quindi questo è un grande richiamo a ricevere nella nostra meravigliosa Chiesa italiana tutta l'apertura necessaria. Non stiamo dicendo, non ci vogliamo racchiudere sotto la parola ecumenismo, non ci interessa, a noi non interessa la politica e nemmeno quello che c'è dietro la linguistica, a noi interessa comprendere che se io sono chiamato pastore e ho dinanzi un ministro che è chiamato profeta da Dio, io e il profeta dobbiamo interagire, altrimenti la chiesa mia e la chiesa del profeta non crescono. È necessario comprendere l'interconnessione spirituale che deve venire soltanto da una riconoscenza dei propri limiti. Ci arrocchiamo, Pastore Michele, troppe volte all'interno di un'identità denominazionale e dimentichiamo che la Chiesa non è quella dello statuto, ma è quella della parola di Dio. Certo. E la parola di Dio ci testimonia che la Chiesa di Dio, la Chiesa del Signore, si fonda su un unico concetto, che è che Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo. E quando tu reputi Gesù il tuo Cristo, ovvero il tuo re, il tuo sacerdote e il tuo profeta, egli può dettarti i modi in cui devi interconnetterti all'interno del tuo luogo anche geografico. Egli è il padrone della Chiesa, egli deve essere il padrone della tua vita, della tua casa, della tua famiglia, della tua missione. E se egli ti sta dicendo che hai bisogno di interconnetterti insieme ai ministeri per godere l'intera ricchezza e per far crescere la Chiesa italiana, permettimi se continuo a parlare della Chiesa italiana perché è il grande cuore che Dio mi ha dato proprio sulla crescita e sulla disposizione e sull'evoluzione della Chiesa, della nostra Chiesa in Italia, abbiamo proprio bisogno di comprendere quanto è necessario il ministero profetico disfrattato, emarginato, Pastore, diciamoci la verità. Per tanti anni abbiamo lasciato questo
campo proprio alla magia in qualche modo, sì, perché poi se questo è accaduto è perché abbiamo detto sempre, poi dopo parleremo del profetico e non ne abbiamo mai più parlato nella storia. Siamo diventati dei perfetti evangelisti e anticattolici, noi evangelici o da evangelico lo dico, e siamo poi diventati e ci siamo trasformati in un essere che è diverso da quello che Dio vuole. L'istituzione in Italia è qualcosa di potente che Dio vuole liberare, e questo deve avvenire attraverso proprio la manifestazione libera dello Spirito Santo, che certo, non può esulare, anzi passa proprio attraverso il profetico. Diciamo che l'apostolico e il profetico sono il fondamento per definire. Se mettiamo da parte il ministero profetico, stiamo mettendo da parte la voce di Dio. Abbiamo la chiusura che purtroppo abbiamo avuto per tanti anni, ecco, secondo le chiamate. Ecco. Per questo nel 2005, quando Dio mi chiamò a fare la prima conferenza profetica, dopo ho iniziato a fare scuole di insegnamento sul profetico per aprire un po' la mente. Alleluia. E ringrazio Dio che da quelle scuole, ecco, sono usciti molti doni spirituali, profetici, e abbiamo dei team, ma se non lo semini, se non lo insegni, se non lo porti, Michele, non si va da nessuna parte. È vero, è necessario insegnare. Ringrazio Dio che Dio non mi ha dato tutto a me. Gloria a Dio. Se no sarà impazzito. Invece mi ha dato dei collaboratori, dei fratelli che lavorano, si impegnano. Ho bisogno di un dono, ho bisogno di un altro, lavoriamo insieme. Alleluia. Questa è, credo che sia libertà. Alleluia, gloria al nome del Signore. Che bello vedere un esempio di libertà dello Spirito Santo all'interno di un contesto. Dico che è bello perché non è tanto scontato, e sappiamo che una delle strategie del nemico è proprio quella di monopolizzare anche il movimento dello Spirito Santo. Non spegnete lo Spirito, è un comando che Dio ci dà dal cuore. Allora, stanno arrivando, pastore, una valanga di messaggi, io mi fanno segno dalla regia che qualcosa insomma devo dire. Allora, innanzitutto mi chiedono se è possibile contattarti personalmente, perché ci sono dei numeri di persone che adesso stanno scrivendo al nostro, voglio rinnovarvi il numero del centralino, sì, lo faccio subito, che è il dimenticato, ecco, lo vedete in sovraimpressione, il nostro numero, potete scriverci, saremo molto felici di farvi da ponte col pastore Michele Delle Cave, 379-2710-854, a questo numero potete scriverci, continuate a scriverci i messaggi, saremo felici di mettervi in comunicazione col pastore. E anche vi ricordiamo che sul sito www.oduo.it potete trovare anche tutta la letteratura che il ministero ha prodotto negli anni. Infatti il libro Al di là di ciò che vedi è possibile acquistarlo anche direttamente dal sito, o fare ordine e chiamare direttamente i nostri carissimi fratelli del ministero. Oltretutto ci state inviando delle richieste che riguardano la vostra zona geografica per avere una connessione diretta. Continuate a farlo, potete chiederlo a noi come potete chiederlo direttamente ai fratelli che vi risponderanno. Ci sono qui soltanto due dei titoli che il pastore ha prodotto, Mani Oscure e Al di là di ciò che vedi. Vorrei aprire molto brevemente, so che pochi minuti, vedo già la regia darmi dei segni, però un brevissimo minuto. So, pastore Michele, che insieme a tua moglie venite fuori da una realtà difficile che ha caratterizzato la vostra gioventù, nella quale avete fatto delle esperienze non troppo felici e che hanno avuto a che fare proprio con dei legami religiosi di una setta pseudo cristiana. Io vorrei farti una domanda proprio per introdurti a una breve presentazione a questo argomento. Quanto è potente il legame religioso all'interno delle nostre chiese pseudo cristiane? E quanto è capace di bloccare la manifestazione sincera e vera dello Spirito Santo? Sì, riesce a bloccare completamente la tua mente, perché non ragioni più normalmente. Cioè non è una fede che ti distingue, proprio ti acceca e ti fa obbedire a delle cose che sono assurde. Molti sinceramente ci sono caduti dentro, ci sono ancora dentro, perché non conoscono per ignoranza la verità. Molti sono sinceri, Michele, perché noi eravamo sinceri, veramente abbiamo dato la nostra vita a Cristo. Quindi è un accecamento forte che poi alla fine ti porta tanti dolori,
perché quando poi viene la conoscenza della verità, certamente hai fatto delle cose che non erano precise, non erano buone, ti lascia delle cicatrici, ti lascia dei segni, che comunque in qualche modo poi Dio, a chi è sincero, darà la grazia di portarlo come esperienza. Amen. Di portarlo come esperienza. Però ci sono tanti, vorrei raggiungere attraverso questo libro tantissime credenti, che qui parliamo di credenti, credenti che sono bloccati e che pensano di servire Dio, ma purtroppo sono accecati. E tante volte anche la riverenza verso i leader, le persone, li porta ad ancorarsi alla frequentazione di contesti che in realtà non sono cristiani. Seguono l'uomo. Seguono l'uomo. Cioè seguono l'uomo come fosse Dio. Cioè il fine è questo, legano le persone a loro stessi per portarli, farli credere a Dio. E quando riguarda il profeta ci sarebbe tanto da dire, per quale ho visto persone che hanno ingannato, addirittura false indicazioni, ecco perché è importante l'insegnamento. Amen. Molto importante, perché come hai detto tu, c'è grande confusione che arriva un po' dappertutto, no? Da fuori. Da Dio voglio dire una cosa, Dio ci ha dato una grazia di avere la scrittura, perché il popolo italiano ce l'ha la scrittura, ha dei buoni fondamenti. Amen, è vero. Hai capito? Quindi se in questi buoni fondamenti che abbiamo, il Signore ci dà grazia di valorizzare le altre cose. Amen. Michele, non ci sposterà più nessuno, perché i nostri fratelli italiani sono preparati. Alleluia. Alleluia, gloria al nome del Signore. Io ricordo quando i nostri padri pionieri della nostra Italia non avevano la giusta conoscenza biblica e si inginocchiavano chiedendo allo Spirito Santo che lo Spirito Santo parlasse alle congregazioni nei momenti di insegnamento, di studio biblico. E ricordo anche, perché io personalmente ho partecipato agli inizi della mia fede, a degli insegnamenti di pastori, di servi molto umili e per il mondo molto ignoranti, che non riuscivano nemmeno a coniugare un verbo, i quali, unti dallo Spirito Santo, sono riusciti ad esprimere dei concetti che oggi ancora con gli studi biblici e con le scuole teologiche si fa fatica a mettere insieme. Questo lo sto dicendo perché ci basterebbe tornare allo Spirito Santo. Sì, ma se Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio riconobbero che erano illetterati, è vero, ma che erano stati con Gesù, è vero, che torniamo a questo. Alleluia. Ieri parlato una sorella, ha detto: io mi vergogno di testimoniare perché non so parlare italiano. Sorry, qua siamo tutti napoletani, gloria a Dio, parlo come voi. Cioè, liberiamo se queste, a volte uno sta già questa cravatta. Ah, vero. No? Cioè, impedisce, sembra che crei una distanza con il popolo. Sì. Non so se rendere idea. E allora ci sono delle cose che hanno creato distanza. Io sono. No? Sì. Noi. Noto un particolare cuore verso il discepolato. Noto che il pastore Michele Delle Cave ci tiene particolarmente alla lideranza, alla leadership, affinché attraverso di essa possa fruire il giusto sentimento per insegnare tutta quanta la parola di Dio. Questo è un atteggiamento che spesso viene celato, ma è di grande priorità. Quindi un apostolo del nostro tempo che cosa vede? Vede altri leader formati affinché possa fluire l'opera di Dio in modo libero. Quindi questo è il cuore sincero che ci stai testimoniando di avere, e noi siamo felici di scoprire che attraverso lo Spirito Santo Dio sta continuando a chiamare, Dio non si è fermato, anzi io direi che questo è il tempo in cui il Signore sta colmando le misure che sono rimaste troppo vuote per troppo tempo, come per esempio il ministero profetico. Quindi apriamoci alla volontà di Dio e comprendiamo, da credenti maturi, anche se hai un legame, stai riconoscendo e Dio te lo sta dicendo, hai un legame da troppi anni, e sei anche un credente da troppi anni, riconosciamo, di fronte, caro amico, cara amica, stai probabilmente in casa, noi non ci conosciamo, sto parlando probabilmente, come qualcuno direbbe, stai parlando alla folla, qualcuno sicuramente lo raggiungi, non è così, lo Spirito Santo ti sta dicendo, nella tua libertà, io voglio liberarti.
Non sei chiamato ad essere legato, non sei chiamata ad essere legata. C'è una nuova opportunità di vita vittoriosa, perché noi credenti, a furia di accontentarci, ci allontaniamo dalle zone di comfort di questo mondo e quindi ci accontentiamo a questo mondo, ma poi rischiamo di accontentarci anche nello spirituale. Non è affatto l'attitudine giusta. Dio vuole che noi riusciamo ad allontanarci dal comfort di questo mondo per raggiungere l'intera grazia che è messa a nostra disposizione, che passa attraverso la tua liberazione quest'oggi. Gloria al nome del Signore. Noi vogliamo ringraziare il Signore e ci sono tantissimi altri messaggi. Sì, mi arrivano tantissimi messaggi. Sì, ci sono anche dei messaggi molto precisi, Pastore Michele. Io non so quanto tempo ancora, chiedo alla regia di scrivermi quanto tempo ancora possiamo avere. Vorrei approfittare, perché no, di rivolgere a me. Perfetto, abbiamo ancora del tempo, mi dicono 10 minuti. Allora, a questo punto, Pastore Michele, voglio rivolgerti una delle domande, una delle tantissime domande che ci stanno arrivando, e come quella di questa sorella, la quale ci dice, beh, come contattare lo sappiamo già, sono una sorella delle Marche dice che ha in casa, sto filtrando un poco perché ci sono dei dati sensibili, dice che ha in casa un problema legato al marito che ha un legame con i soldi. Come può essere che un fratello possa essere affetto da un legame spirituale? Lei dice è disturbato spiritualmente dai soldi, nonostante sia un credente. Pastore, che consiglio vogliamo dare a questa sorella? Ma è soltanto una delle tantissime. Tu sai che bisogna conoscere, avere una consulenza, non possiamo dare per diretta se non conosciamo. Tu sai che l'avarizia è la fonte di tutti i mali. Molti credenti sono avari, e l'avarizia è uno dei peccati che non onora Dio. Poi bisogna vedere se veramente è un legame, perché i legami noi li vediamo spiritualmente. Dobbiamo andare a pregarci sopra, a vedere se c'è un legame o se è una questione di un'identificazione di una persona che non ama il Signore più del denaro. Bisogna andare a vedere bene la situazione, a discernere, perché se non lo discerniamo non sono tutti uguali. La sorella ci scrive dalle Marche, la invitiamo a contattare il Mistero Oduo, certo, così da poter avere una connessione diretta e perché no, avere anche... Perché una delle cose che a me, diciamo, personalmente mi ha toccato, quando ho visto tantissime persone credenti con dei bisogni particolari, che purtroppo alcuni servitori dicono: sorella, non ti preghiamo, sorella, pregheremo. Quando invece c'è da intervenire. Quindi ci chiudiamo, cioè ci liberiamo delle persone dicendo preghiamo. Credo che bisognerebbe farsi un po' carico di riflettere che se possiamo fare qualcosa in più, di farlo, sono i nostri fratelli, si aspettano da noi qualcosa. Alleluia. Di aiuto. Ma c'è quindi un po' una crisi di identità ministeriale, Pastore Michele? Sì, molto forte. Dobbiamo vincere questo problema e lo Spirito Santo deve aiutarci ad infiammare di nuovo le nostre vite ministeriali per poter portare guarigione. Stamattina proprio parlavamo di guarigione, abbiamo bisogno di scoprire l'importanza e l'identità a cui siamo chiamati. Allora, è possibile ordinare i libri, ce lo scrivete, quindi questi sono soltanto due dei tanti. La collana di libri è veramente ricca. Vi consigliamo di visitare il sito oduo.it. E una cosa importante che vorrei approfittare di dire, anche questo, sì, Mani Oscure, ci chiedete esplicitamente di Mani Oscure, probabilmente ci scrive qualcuno che ha qualche legame anomalo con qualche pseudo comunità. Allora, vogliamo dire che questi libri sono tradotti anche in diverse altre lingue, quindi se avete amici, parenti che parlano per esempio il portoghese oppure il tedesco o il francese, visitate il sito, perché sono anche tradotti in diverse altre lingue. E so anche che siccome molti di questi contengono delle testimonianze, so anche che nel cuore del Pastore Michele sta
nascendo, e se non sta nascendo glielo suggerisco, una seconda edizione per arricchire di altre testimonianze quanto il Signore vi sta dando in questo tempo meraviglioso di crescita ministeriale. Amen, gloria a Dio, alleluia. Potrei dire con un tono di battuta che è stato profetico l'invito. Sì, ecco, sì. Ringraziamo il Signore per questo. Bene, io voglio ringraziarvi, grazie per esservi connessi con noi. Pastore, abbiamo esaurito il tempo, c'è scivolato il tempo da mano. Cioè, grazie a Dio per questo tempo. Come capita sempre e spesso, insomma, quando affrontiamo argomenti di grande importanza, c'è sempre veramente tanto da dire. Noi ringraziamo il Signore per questo tempo. Io desidero ringraziarti, Pastore, personalmente a nome della redazione e di tutta la missione Parole di Vita, per il tuo sforzo. Sappiamo che in questo momento dobbiamo pregare anche affinché il Signore possa continuare a sostenerti, perché abbiamo bisogno degli insegnamenti di un padre spirituale quale ti ha istituito per la nostra nazione, e vorrei chiederti a tale proposito una preghiera per quanti in questo momento, anche poche parole, in questo momento si stanno riconoscendo bisognosi di cominciare a fare sul serio con il Signore. Molto brevemente, adesso ci riuniamo, caro amico, cara amica, alza le tue mani, se hai la possibilità chiudi i tuoi occhi, concentrati insieme a noi, perché avremo un momento di preghiera in cui il pastore Michele pregherà proprio per te che ci stai seguendo da casa. Prego, pastore. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo per questa opportunità che tu ci hai dato. Alleluia. Di poter comunicare con i nostri fratelli. Alleluia. E con tante persone che ci ascoltano. Amen. E io voglio pregarti per ognuno di loro che in questo momento riconosce delle difficoltà, che ha dei bisogni, che ha bisogno di aiuto. Io ti chiedo che tu possa intervenire, benedire la loro vita, Signore, liberarle, aiutarle, guarirle, sostenerle secondo la tua grazia. Amen. Manga la tua benedizione, manga adesso l'opera del tuo spirito. Ti ringrazio, Padre, di questa opportunità. Amen. E benedico ogni persona che ha ascoltato questa mattina. Amen. Che la tua parola possa penetrare e portare benedizione nella vostra vita. Amen. Nel nome di Gesù. Amen, amen. Grazie, grazie Signore. Grazie Pastore Michele, Dio continua a benedirti insieme alla tua famiglia spirituale e anche materiale, la meravigliosa famiglia al servizio del Signore. Dio benedica anche tutte le comunità, tutti i gruppi sparsi ovunque di Oduo, e anche la loro pianificazione di impegni che vi vedrà coinvolti in questo nuovo anno. Alleluia, grazie di cuore. Michele, grazie, è stata una gioia conoscerti e avere la possibilità di avere questo tempo con te. Grazie a te, grazie di cuore. Vi ringraziamo, ringraziamo anche i nostri amici, è stato un tempo meraviglioso, grazie per quanto ci avete concesso, siamo persuasi che questo tempo è un tempo in cui il Signore ha parlato alle vostre vite. Lo sentiamo, lo avevamo sentito già nella preparazione, e continueremo a pregare per la liberazione dei cuori. Con questo, sì, vogliamo aggiungere un saluto a tutti gli operai dell'ultima ora. Amen. Alleluia. Un grande saluto a tutti gli operai dell'ultima ora. Dio è buono. Vi ringraziamo. Vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova puntata di Review in diretta sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Intanto vogliate ricevere il nostro saluto e abbraccio affettuoso in Cristo Gesù. Pace. Shalom. Shalom.